Qui abbiamo due micrometri centesimali, detti anche Palmer, uno più grande e l'altro più piccolino. Si chiamano micrometri centesimali perché la loro sensibilità è un centesimo di millimetro, quindi sono molto più sensibili del calibro ventesimale. Le misure eseguite con il Palmer vanno scritte con l'incertezza di un centesimo di millimetro, 0,01 mm. La sensibilità dello strumento è scritta anche qua, 0,01 mm. Il Palmer più piccolino può misurare soltanto fino a 15 mm. Infatti l'oggetto da misurare va inserito qua, però se è più lungo di 15 mm non può essere più misurato. Invece l'altro Palmer, che è molto più largo, può misurare oggetti anche più lunghi. Vediamo come si effettua una misura con il Palmer, quello più piccolino. Qui misuriamo lo spessore di questo cilindro metallico, parallelepipedo metallico. Bisogna girare questa vite micrometrica. Se viene girata in senso orario, il Palmer si stringe, se viene girata in senso antiorario, il Palmer si allarga. Mentre viene girata la vite micrometrica, viene scoperta questa scala in millimetri e vediamo che in questa misura siamo quasi arrivati a 10 mm, appena prima. Infatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il decimo millimetro sta quasi per arrivare. Sotto invece ci sono i mezzi millimetri, cioè 0,5 mm, 1,5, 2,5, quindi queste sono le tacchette a metà strada fra i millimetri. Ogni volta che la vite micrometrica compie un giro completo, scopre un millimetro. Ora il giro completo, come si vede qui, è diviso in 100 piccole tacchette, in 100 parti. Quindi vuol dire che il millimetro è diviso in 100 tacchette, in 100 parti uguali. In questa misura il decimo giro non è ancora stato completato perché siamo arrivati alla tacchetta 94. Infatti bisogna vedere qual è quella tacchetta della vite micrometrica che si allinea con questa tacca qua in mezzo, con questa linea. È la tacchetta numero 94, quindi stiamo a 9 giri completati e 94 centesimi dell'ultimo giro. Qui ci sarebbe 9,5 mm, qui si sta scoprendo il decimo millimetro, stiamo a 9,94. Quindi la nostra misura, lo spessore del parallelepipedo d'alluminio che stiamo misurando è 9,94 più o meno 0,01 mm. Vediamo un altro esempio, qui non stiamo misurando niente, abbiamo allargato il Palmer e siamo precisamente a 11 mm di larghezza. Infatti questo è l'undicesimo millimetro, viene scoperto in questo momento e in corrispondenza della linea di riferimento c'è proprio la tacca 0. Quindi la nostra misura è 11 mm,00 più o meno 0,01.